una decina di minuti, ma era una situazione veramente, veramente strana perché fino alla mattina non dovevo essere dei 18 perché il venerdì sera, no, il giovedì sera ho avuto un attacco, un virus intestinale, sono stato veramente a pezzi, infatti fino all'ultimo, anzi ringrazio lo staff sanitario che mi ha recuperato, ma ero veramente in condizioni di non poter giocare, poi abbiamo deciso di provarci lo stesso perché la voglia di dare una mano alla squadra magari era grande. Però effettivamente i risultati non c'erano, non ci sono stati perché non stavo bene, non stavo veramente bene. Sì, sicuramente il punto forte delle squadre di vertice che vogliono provare a fare qualcosa di importante è cercare di migliorare dagli errori. Sicuramente è stata una partita non, onestamente, non giocata bene da noi, potevamo fare sicuramente meglio, però d'altra parte c'avevamo anche un campo che non permetteva un gioco tecnico come siamo abituati a farlo noi, però anche vero che il campo come ce l'abbiamo noi ce l'avevano loro, quindi ci abbiamo rimboccare le maniche e lavorare. Sì, io penso che la Triestina, se vai a vedere i nomi e fai un resoconto con il campionato che sta facendo, non c'entra niente. Varigotias, Motta, lo stesso Allegretti, Principalli, quanti ce ne sono. Solamente che sarà una partita difficilissima, loro vengono da un momento difficile, a livello societario hanno dei problemi, però verranno qui sicuramente a darci battaglia e filo da torcere. Noi veniamo da una sconfitta, quindi ci vogliamo risollevare e penso ci sono tutti, come posso dirti, le sensazioni sono quelle di doverci risollevare per forza, insomma. Sinceramente non la parola trama mi è proprio nuova perché giochiamo contro la Triestina che già è difficilissima. Pensare già a Trapani mi sembra eccessivo. Ti posso dire che siamo veramente a squadra concentrata sulla partita di domenica e speriamo di fare bene, insomma. Siamo resi conto che abbiamo fatto un po' di fatica, quindi abbiamo analizzato col mister, dentro spogliatoio, abbiamo cercato di trarre le cose positive della trasferta a Bolzano, insomma.